un lavoro enorme, mastodontico, quello che si sta facendo qui in piazza. Come vedete, si sta completamente smantellando quello che è il sottosuolo di Piazza Duomo per andare a riparare tutte le reti. Cioè, parliamo della rete e della raccolta delle acque piovane, parliamo della rete idrica, parliamo della fognatura, parliamo anche dell'impianto di illuminazione, parliamo di tutto e di più. Un lavoro, i patti, ovviamente, che devono correggere quegli errori fatti nel corso di decenni. Quindi, ovviamente, fatti ora significano poi cercare di non toccare più quello che sarà il manto di questa piazza, cioè questo tipo di ammodernamento che o ritorno all'antico che stiamo facendo di Piazza Duomo. Ma siamo qui proprio per ricordare, attraverso queste immagini, lo sfacello in questo momento che c'è della città di Partenico, perché vedete, dovete sapere, e vi dico con molta franchezza, che quello che si vede in questi giorni, quello che si sente da parte di candidati a sindaco, che parlano di programmi, che parlano di proposte, persone che sono mancate dal panorama della politica per ben 3 anni, pertusate un si sa per unne, e che a un tratto riemergono e parlano di proposte, di programmi. Ora è tempo di proposte, la faccio io una proposta, che non si vede, ma la telecamera la farà vedere. Compriamoci il palazzo in piazza, visto che stiamo riammodernando la piazza, compriamo il palazzo in piazza e lo facciamo, lo demoliamo e lo facciamo ritornare all'antico palazzo di Don Mariano del giorno della civetta. Bello, eh? Che ne dice? E allora tutti questi programmi, tutti questi proclami, tutti questi che sono pronti per andare a spendersi per il paese, che hanno una soluzione per ogni problema, già i conosciamo. Non sapete qual è il problema? Caide su scoidano, che già i conosciamo, che già sappiamo cosa hanno. Attenzione, stiamo sbagliando. Già sappiamo cosa non hanno fatto per la città di Partenico quando è stato il loro turno di stare dentro al palazzo comunale. Perché sono proprio lampanti, come quelle di un'amministrazione attualmente al comune, che un anno fa o più di un anno fa ci aveva promesso mari e monti, e che poi ovviamente si è dovuta scontrare con quelle che sono la burocrazia, le carte, le gare, la perdita di tempo, le proposte, tutto quello che volete, e si rimane arenati a un potere fare niente, e ancora hanno a battere i travagli restati, i travagli l'asilo, i travagli reccai, i travagli ritrati, un paio niente. E ripresentiamo piano annuale sempre con le stesse verticchie. E allora, cari politici, è finito il tempo non di gridare o per andare alle proposte, è finito il tempo di essere presi per il culo, di prendere i cittadini di Partenico per i fondelli, di andargli a promettere mari e monti e di fargli capire che io sono meglio di tutte. Non è così, perché già lo avete dimostrato, già avete amministrato nel bene o nel male questo paese. Qua è stato consigliere, qua è stato sindaco, qua è stato presidente del consiglio, qua è stato Darinta, qua è stato assessore, qua è stato deputato. Tutto l'abbiamo visto cosa avete saputo fare per Partenico. E Partenico è chisso. Oggi, se parlate con la gente, Partenico è non posso, non posso totale. E qualcuno ha le responsabilità di averglielo portato, ce l'ha. Pensate che chi ha le responsabilità di un dissesto economico, chi ha le responsabilità di aver portato un paese opposto, è a re per piede, è già pronto a mettersi in un momento e ha coraggio di camminare. Chi ha portato
il paese, pensate, anche allo scioglimento per mafia, era pronto che se andava in televisione, in radio, a dicendo se si ne ova che meglio mio c'è nulla. Quindi avete compreso con cui avevamo a che fare? Questa è la politica del parlare bene e del razzolare male, e a parlare ci avevamo tutti, ma sapere lo coccerizza ci portava qualcuno, dopodiché a prendere per i fondelli, ecco diciamolo pulito, a prendere fondelli, avete concluso.